amministratore di condominio e non solo. Oggi abbiamo avvocati, commercialisti, amministratori ANACI, ordini e associazioni professionali che hanno accreditato l'evento, i revisori AIREC e mediatori civili iscritti in CAF. Oltre che cittadini e le imprese che possono avere un momento di confronto con dei temi che francamente sono di difficile digestione anche per gli addetti ai lavori, ma la conoscenza di questi argomenti è sicuramente fondamentale per qualsivoglia sia il ruolo che ciascuno di noi riveste nella città, sia che sia un condomino, un inquilino, un imprenditore, rappresentante di un'associazione o di un ordine professionale. I temi che oggi, distribuito alternandomi con gli altri relatori e con le aziende che hanno consentito la realizzazione di questo evento, i temi che oggi sono chiamato ad argomentare con voi sono prevalentemente tre. Uno è quello della mediazione con un approccio molto pratico, molto concreto. Siamo al quarto anno di sperimentazione e vorrei confrontarmi con voi con dei temi assolutamente sostanziali. Uno è quello della nuova contabilità condominiale, argomento sul quale ho avuto l'onore per Maggioni Editore di scrivere dei libri dal 2010 ad oggi e che è un argomento assolutamente innovativo in quanto nulla c'entra con la contabilità che gli amministratori di condominio fino all'altro ieri erano abituati a redigere e legittimati a redigere, e nulla c'entra con la contabilità aziendale, ma è qualcosa di diverso. Non è nemmeno corretto definirla un ibrido di queste due cose, perché è qualcosa di assolutamente nuovo. Il legislatore ha previsto con l'articolo 1130 del codice civile, con l'articolo 1129 e con l'articolo 1130 un impianto contabile nuovo con un solo obiettivo: la tutela degli amministrati. Qualunque sia la tipologia di amministrato, titolare di un diritto reale, proprietario di un diritto reale pieno o minore, titolare di un diritto di godimento, l'inquilino banalmente, tra gli altri non soltanto l'inquilino, che in quanto tale si fa carico, ricadendo contrattualmente su lui parte del carico delle spese condominiali, di quello che è il volume delle spese generate, quindi ha un diritto di monitoraggio e un diritto di verifica. Alla luce di questo nuovo punto di vista, la contabilità condominiale assume un'importanza enorme, ma l'assume perché non deve lasciare la sponda una contabilità condominiale non correttamente eseguita. Ha il giusto ruolo degli avvocati, che possono impugnare le delibere di approvazione, che possono opporsi ai decreti aggiuntivi e quindi creare delle difficoltà ad un condominio che, costituito da un'assemblea atecnica, approva tutto ciò che l'amministratore rappresenta, purché dando un'occhiata alle spese sia in linea con le spese che si aspettava relativamente per il condominio. Ma è normale, perché ciascuno di noi, se non esercita la professione di medico, quando va dal medico si affida a quello che il medico dice, se si fida del medico. Quando va in assemblea e l'amministratore presenta una contabilità, se non ci sono cose macroscopiche, tutto sommato si fida e si affida, e questo è corretto che sia così, ma è come parlare in chiesa ai fedeli lamentandosi di chi a messa non va. Quelli sono lì e quindi sicuramente non hanno commesso quel peccato. Voi siete qui in un contatto con Marcello Foresta, lo avete, e io devo dire che Marcello l'ho conosciuto 4 anni fa in occasione di formazione finalizzata alla contabilità condominiale. Marcello Geometra, e posso permettere, no, Marcello, di fare questo piccolo inciso, ha percepito da subito l'importanza di integrare quelle competenze che innanzitutto normalmente non appartengono anche alla competenza tecnica, e conseguentemente si rendeva necessario, proprio a cavallo dell'introduzione della nuova riforma, eravamo nel 2013, ma anche se siamo conosciuti un po' prima, proprio per far sì che il proprio studio fosse pronto. E devo dire che con grande piacere ho apprezzato che tutti quelli che erano gli input che abbiamo condiviso poi sono stati messi in pratica nell'ambito del suo impianto contabile. Parleremo quindi di questo, parleremo grazie anche alla presenza del dottor
Associazione Italiana Revisori Condominiali del delicato ruolo del revisore condominiale, che nulla c'entra con il revisore dei conti aziendale, che nulla c'entra con la competenza che deve avere un commercialista. Il dottor Barella è dottore commercialista, ma la sua presenza qui a testimoniare il fatto che il revisore condominiale necessiti di una competenza che non è quella dell'amministratore, che non è quella del revisore ufficiale dei conti, che non è quella del commercialista, ma di un cultore della materia condominiale che parte da 40 anni di giurisprudenza, dal 1942 ad oggi, ma la giurisprudenza ovviamente si è formata almeno una decina d'anni dopo, quindi 50 anni, 60 anni di giurisprudenza, sicuramente la riforma del condominio, dal 98 in poi tutte le riforme, le leggi fiscali. Ricordiamoci che nel 98 anche una norma UNI ha parlato di condominio e all'interno ha parlato di contabilità condominiale, e le norme UNI, quando l'impianto normativo non disciplina nello specifico, rappresentano un orientamento di sfondo e quindi vanno conosciute perché siano applicate laddove la norma principale abbia delle aree critiche.